Benvenuti nel mio primo Let's Play. Si svolgerà in un server Minecraft chiamato Wincraft. È un server RPG, cioè dove c'è il roleplay e dove ci sono delle quest e una storia. È incredibile perché questo server non ha nessuna mod, è tutto vanilla ed è pieno di quest. C'è una storia principale del gioco che si svolge riguardante una corruzione che sta avvenendo nel regno di Win. Ci sono pure delle classi e io ho scelto di fare il mago per gli incantesimi. Vedrete nei video che io sono già di un livello piuttosto alto. Ho iniziato a giocare il gioco prima che decidessi di farci un let's play. E visto che le quest alla fine sono le stesse, ho deciso di continuare da dove sono già, perché se no le quest le so già e non sarebbe la reaction vera e propria. Ma per questo video ho deciso di rifare l'inizio della storia, perché proprio quando sei gettato nel server la prima cosa che succede è proprio questa storia qua, e dunque ho deciso di rifarla così che sia il contesto. Sì, vedrete sulla maggior parte dei video una scritta, che è il software che uso perché ho registrato quando era ancora periodo gratuito, dunque c'è la scritta. Spero che vi piacerà e che si dia inizio! Woo! Ah! 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 Ehi, caro Drake, va tutto bene laggiù? Sembra che abbiamo colpito qualcosa. No, non sto bene. Ehi, Clara Drake, vieni qua. Abbiamo bisogno di parlare con te. Hello! Oh, adoro questo shader. Peccato che mi fa i frame che sono lentissimi. Giuro che ogni volta prendo sempre lo stesso sasso. Ogni volta che faccio questo viaggio. Bene. Sei proprio una persona capace allora, eh? Questo vuol dire che dobbiamo camminare tutta la via fino a Ragni? Non è lontano, basta andare dritto. Tanto non sei tu a dover camminare. Claro Drake, se sei pronta, andiamo. Sì, andiamo, andiamo. Andiamo! Allora, che cosa sapete voi esattamente di Win? Stessa cosa che te. Che la guerra sta diventando sempre peggio e che il re ha bisogno di nuovi soldati, dunque sta arruolando da Foma. Io non so niente di Win. Io non ho mai visto la provincia di Win fino ad ora. Che cosa pensate che sia? Non lo so, potrebbe essere carino. Credo che lo scopriremo tra poco. Sì. Questa deve essere la porta della frontiera tra Fuma e Win. Ah, sì, adesso che possiamo finalmente vedere com'è veramente Win, sapremo se le storie sono vere o false. Andiamo. Nice. Beh, che cosa stai aspettando? Magari se mi fai andare! Ehi, andiamo? Oh. Wow, bello! Dunque questa è Win, eh? Ehi, voi tre! Hello. Venite qua! Ciao! Un soldato! Che cosa stai facendo qui? Non lo so. C'è un po' di casino davanti a noi. Non potete aspettarvi di uscirne vivi se non siete preparati. C'è una caverna qui. Spesso contengono del loot piuttosto utile. Io ci darei una chance se fossi in voi. Ok, ok, andiamo a prendere un'armatura. Sì. Andiamo a prendere un'armatura. Il soldato non ci ha detto che il sentiero è collato. Mi sa che dovremmo saltare. Ok. Credo che riusciamo a fare questo salto. Già. Oh, posso provare proprio questo. Potrebbe funzionare. Ho dimenticato di saltare. Ok. No, ma scusa.
Ah, il lag. Sempre colpa del lag. Il lag. Va tutto bene, cara. Ce la puoi fare. Il parkour non è il tuo nemico. È solo una spina nel fianco. Ok. Ah, ok, ci sono. E una scatola con del loot. Ah, credo che è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Usciamo. Fatemi uscire! Hello! Ah, questo già è meglio. Ah, un bagno di sole. Sì. Normalmente questo luogo è piuttosto sicuro, ma in qualche modo la corruzione è riuscita ad arrivare qui. Siamo piuttosto lontani dal portale, dunque non so proprio come sia riuscito ad arrivare fino a qua. Ha perfino rotto il ponte. Comunque, credo che avete notato che il loot non è identificato. Lo puoi far identificare a colui che identifica gli item, che è più avanti. Grazie per l'avviso, però adesso dobbiamo andare. Claudric, ti seguiamo. Andiamo! Sei tu? Questo è colui che identifica gli item di cui parlava il soldato prima. Ok. E un casco. Ma che bello. Ok. E mo? Andiamo. 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 Hai identificato il tuo oggetto? Andiamo allora. Ti seguiamo. Sì, andiamo. Che bella sta mappa. Il soldato ha detto qualcosa riguardante il ponte che è rotto. Andiamo a vedere. Aspetta, fermati. Non vuoi mica cadere dal ponte? Mi sa che il ponte è rotto. Posso spingerlo giù? Ok. Già, non c'è nessun modo in cui riusciremo a attraversare la strada qua. Adesso che ci penso non mi ricordo. Lo so che questo sembra pazzo, ma non riesco a ricordarmi nulla di quello che ho fatto a caso. No, non sei pazzo. È la stessa cosa per me. Sì, anche io non mi ricordo nulla di quello che ho fatto a casa mia, onestamente. È un mistero per un altro giorno. Siamo amnesici, bellissimo. Per adesso, Clara Drake, guardiamo un po' se c'è un altro modo per attraversare questo buco. Vediamo di vedere il modo per me attraversare questo luogo. Io mi sarei detta forse gettarmi. Non sono molto abituata a giocare con un shader. Anche perché adesso lo sto usando, visto che non credo che ci sarà tanta azione. Posso... Ah! Che potenza! Eh sì! Mi sa che quello è un modo per andare dall'altra parte. Voi attraversatelo, sto dietro di voi. Oh, davanti all'entrata c'è un sottopassaggio. Una volta che lo passiamo saremo al castello. Ok, andiamo al castello. Di ragni, giusto? Ah, delle nuove reclute. Te, mi sa che dovreste aspettare prima di passare qui, però. Perché devo aspettare prima di passare? Io non sono una persona paziente. Cosa? Perché? Perché? Non so come, ma della corruzione è riuscita ad arrivare al sottopassaggio e non è sicuro andare senza armi. Ancora sta corruzione? Ma che è sta roba? Voi tre avete bisogno di armi prima. Ecco, tenete queste. Sì, dammi un'arma, magari, così posso... Dunk. Sembra che siete a posto adesso. Spero che voi sappiate come usare queste armi. Andiamo. Pericoloso andare fuori senza armi. Tieni questo. Ho l'impressione di essere anche in Zelda. Hello. Oh, che carino, è morto. E loro mi seguono. Calpestate sto cadavere per me. Calfatelo, sì. Vabbè, Madonna, che è sta luce divina? Ok. La luce divina ha detto no. Che cosa sta succedendo? Che succede? Quello deve essere una di quelle robe corrotte che la guardia ha menzionato. Ma non preoccuparti, si muove talmente lentamente che non ci può ferire. Ok, come l'ho detto, uccidilo!
Ah no, è piuttosto veloce, che me l'ho detto. Scarpe. Dammi le scarpe. Ben fatto, Kratos. Andiamo avanti. Dammi le scarpe. Non posso vedere scarpe. Sarò sola a dover soffrire con quei piedini. Hello. Qualcun altro ha una cattiva sensazione come me? Sì, anch'io ho un brutto sentimento. Andiamo! Andiamo, ma che cacchio! Oh no! Cosa no? Oh, c'è la gente laggiù. Oh, chi è sta uomo? Hello? Paradec, prendi quello di fronte. Noi invece ci occupiamo di quei due dietro. Va bene. Allo? Lo state cavando voi? Ma che bravi che siete. Non siete come quei NPC che sono inutili, vero? Vero? Perché mi accompagnerete per l'avventura ad aiutarmi contro dei boss, vero? Buon lavoro, siamo quasi al castello. Andiamo avanti. Devo sempre contare sugli NPC per fare amicizia con qualcuno. Che poi non esiste, malaccia! Non esistono mai! Non esistono mai! Fai attenzione. Mannaggia a me! Mannaggia a me! Mannaggia! Vabbè, andiamo. Oh, ok. No. Ok, vedremo se lo userò. Finalmente del supporto. Sei qui ad aiutarmi, vero? Mi ti aiuto. Che è successo? Sei stato attaccato dalla corruzione? No, non è quello, Equuta. Sono equipaggiato bene contro quello. Però il problema è la caverna. Ah, ok. Questo non è mica la nostra unica via, vero? Che cosa faremo adesso? Se non era per le mie ferite, potrei usare la mia arma così da castare un incantesimo su questi sassi. Ah, Drake! Sei un mago, vero? Sono un mago, sì. Che tu venga vicino a me. Adoro dare bastonate in testa alla gente. Bonk. Ok, adesso ho bisogno che tu casti il tuo sortilegio di guarigione. Basta fare destra, sinistra, destra. Ok. Adesso sono finalmente curato. Ah, ok, ti ho curato. Lasciate giusto. Che mi occupi di okay. questo. Ok. Adesso voi tre dovreste andare okay. verso il castello. Andiamo al castello! Aspettate! Ah, cosa? Ok, corriamo! Corriamo! Mamma mia, paura! Che sta succedendo? Lanciate la catapulta! Ok. Che casino! Mannaggia! Ah! Magari non fatemelo vicino. Grazie a me. Grazie per l'aiuto. Ah, meno male. Siamo riusciti a uscirne vivi. Ok, reclute. Il castello si trova proprio davanti a voi. Ok. Chi è che mi ha fatto? Ok, carino. Finalmente potrò essere un'avventuriera. Mi sento come in Kung Fu Panda quando tipo vuole fare parte del Kung Fu. Mulino, che bel mulino. Mi piace quel mulino. Qui c'è un pollo. C'è un pescatore. Oh, bello. Nice. Andiamo. Ah, finalmente ce l'abbiamo fatta. Meglio che andiamo dentro a parlare al re. Andiamo a parlare al re, addirittura. Ah, ok. Sono ragni. Ok, non era più così lunga sta passeggiata. Oh.
posso mangiare? È ora di mangiare! Cibo! Che roba buona! Impressionante, tutto questo è vanilla. Come può essere vanilla? Io non ho nessuna mod. C'è solo Optifine. Bello! I piatti però sono un po' strani. Andiamo! Allo! Oh, ma è acqua quella? No, ma che figo! Ah, devi essere l'ultima recluta. Per favore, vieni qua e parla con me. Posso fare come Gesù? Cammino sull'acqua? Oh, ma che figo! No! Però là sotto non c'è. Che figo! Cioè, hanno ricostruito tipo la stessa cosa giù. Ma è troppo bello. Salve a tutti! Siamo in Windcraft! Probabilmente adesso mi sono già dimenticata come si pronuncia sta roba. Però oggi siamo con il re di ragni! E questo luogo... Ah, mannaggia! Questo luogo non si chiama ragni perché ci sono i ragni, ma solo perché in inglese ragni non vuol dire assolutamente... Ah, mannaggia! Non mi imparare, viva! Ragni non vuol dire niente in inglese, dunque... Buongiorno, buon uomo! Lei è il re! Facciamoci un selfie! Cheese! Cheese! Mi sta osservando... Ok, ti parlo. Ciao, i tuoi amici sono appena partiti. Mi hanno raccontato tutta la storia di quello che è successo. Ti abbiano già abbandonato, fantastico. Benvenuta alla provincia di Win. Grazie. Il tuo lavoro in quanto soldato di Win è quello di fermare la crescita dei mostri che non smettono di attaccare la provincia. Però è meglio che prima ti alleni un pochino. Così tante vite sono perse ogni giorno. Comunque, buona fortuna. Se sei perso, usa la mappa. È molto utile se non sai dove stai andando. È molto utile, soprattutto se non sai dove andare. Bene. Prendi questo papiro. Ti permetterà di teletrasportarti qui quando ne hai bisogno. Oh. Oh, comodo. Ok. Vediamo un po' come sei, com'è la tua capitale del tuo regno di Windcraft. Comunque sta cosa è troppo figa. Che pazienza. Cioè, hanno rifatto tutto questo giù per dare l'effetto di riflesso d'acqua. Troppo bello. Cioè, guarda che effetto figo che fa. Cioè, sembra proprio acqua. Mi sto impazzendo. Questo sono io che mi estasio in quanto build. Ah, il lag però non è estasiato quanto me. Ok, con calma. E niente ragazzi, questa è la fine del video. A partire da qui si inizia a seguire le quest che il gioco si dà. E appunto, come ho detto all'inizio del video, non le rifaccio visto che le ho già giocate. Spero vi sia piaciuto anche il fatto che ho fatto tutte le voci. Nei prossimi video non ci sarà il shader, perché appunto è solo in questo qua dove c'era la storia iniziale che mi sono detta ma sì, perché non metterlo. E nei prossimi non ci sarà perché sennò gli FPS saranno davvero... Cioè, qui ero sempre sui 10 FPS, dunque per il combattimento, per dei boss non è il massimo. Almeno minimo 30 voglio provare ad arrivarci con sto computer. Però mi sia piaciuto e semmai ci vediamo nel prossimo video, dove lì però appunto facciamo delle quest di livello, tipo sul livello 28. E lì proviamo a seguire qualcuna delle storie, ce n'è una che mi è piaciuta molto fare. E probabilmente anche lì farò le voci, perché la cosa che mi dispiace è che questo server appunto è in inglese. E io non volevo fare i video in inglese, io voglio farlo in italiano perché sono italiana. Però l'unico modo per far seguire alle persone che non sono anglofone oppure che non sanno dove leggere, diciamo che è più comodo avere delle voci che sostituiscono queste scritte in inglese. Spero che vi sia piaciuto e iscrivetevi e mettete un mi piacino. Ciao!